Vediamo anche quest'altra animazione sul motore rotativo Wankel. Qui ci dice come funziona, ci fa vedere tutto il blocco motore con le candele e il rotore che ruota in modo eccentrico. Ci fa vedere anche le varie fasi, adesso le riguarderemo un attimo meglio con calma. Dunque, ricominciamo, questa è la fase di intake, l'aspirazione. Ora la fase di compressione, vediamo infatti il volume diventare sempre più stretto, quindi lo scoppio, ignition. Poi la fase di spinta, la combustione spinta e finalmente l'exhaust, quindi quando vengono espulsi i gas di scarico e qui vediamo di nuovo il movimento eccentrico del rotore. Vediamo adesso più nel dettaglio il ciclo diesel intake, poi abbiamo la compressione, l'accensione della miscela aria gasolio che non ha bisogno di una scintilla, infatti non c'è la candela nel motore diesel perché basta l'alta pressione e temperatura. Poi dopo l'ignition c'è vediamo qui la spinta, combustione e infine l'espulsione dei gas di scarico. Adesso vediamo il motore a benzina, funziona nello stesso modo, intake, compressione, ignition, ma stavolta come abbiamo visto, ecco come rivediamo qui, c'è bisogno della scintilla per far esplodere la miscela, aria benzina. Poi c'è la fase di combustione, la spinta e di nuovo l'espulsione dei gas di scarico. E la stessa cosa avviene con il motore GPL, intake, compressione, poi c'è ignition, c'è l'accensione, e con la scintilla, poi combustione e di nuovo espulsione dei gas di scarico.